Altre due donne uccise a poche ore di distanza una dall'altra a Palermo e in provincia di Foggia. Due donne uccise in poche ore, una in provincia di Palermo, l'altra nel Foggiano, entrambe madri, che portano così a 116 il macabro dato delle donne assassinate da uomini incapaci di affrontare problemi coniugali o crisi di coppia. Secondo il report diffuso dal Ministero dell'Interno, sono 93 le donne uccise in ambito familiare, 56 quelle assassinate dal partner o da un ex. L'ultima in ordine di tempo, Giovanna Frino, 44 anni, di Apricena, in provincia di Foggia, a sparare tre colpi di pistola davanti ad una delle tre figlie, Antonio Di Lella, bracciante, ex guardia giurata. Ancora da chiarire il movente. Secondo i vicini, da giorni i due litigavano spesso. Dopo il delitto, all'arrivo dei carabinieri, l'uomo si è barricato in casa, ma i militari lo hanno convinto a consegnarsi dopo qualche minuto di trattativa. Restano orfane della mamma, tre figlie, una di 22 anni, l'altra di 17. È stata proprio lei ad assistere alla morte della madre e una bimba di 3. Poche ore prima, un altro femminicidio, una donna con lo stesso nome, Giovanna, uccisa con un bisturi dall'ex. Giovanna Bonsignore aveva 44 anni ed abitava in questo condominio di Villa Abate, in provincia di Palermo. Dopo una relazione durata 4 anni con Salvatore Patinella, 41 anni, operatore sociosanitario, da un mese aveva deciso di chiudere il rapporto. Lui non si dava pace, la tormentava, cercandolo ovunque. Dopo l'ennesima discussione, l'ha uccisa, quindi si è tolto la vita. Anche lei lascia una figlia, avuta da una precedente relazione e alla quale l'assassino ha chiesto perdono con un lungo messaggio sui social.